guys, ciao a tutti e a tutte, benvenuti o bentornati sul mio canale. Io sono Claudia e come avevo accennato nel video precedente sarei tornata molto presto. Questa volta non parleremo di Lisbona, ma sarà un video esperimento. Come avevo accennato su Instagram, per chi non mi seguisse vi lascio qui il nome, un giorno mentre giravo qui per Lisbona ho trovato un negozio enorme pieno di giocattoli molto anni 90, 2000, quindi proprio quelli della mia infanzia, con lo stesso stile, font, un po' old size, insomma, proprio giocattoli vecchi, insomma, tra cui una macchina da cucire per bambine. E piccola premessa, io da piccola ne avevo una identica, o comunque quasi uguale, che amavo, che ho usato tantissimo, fino a che, sad story, mia mamma me l'ha buttata via perché faceva troppo casino, quindi non l'ho più vista. Ma ora sono qui, me la sono riacquistata perché ho fatto un sondaggio su Instagram per sapere se vi sarebbe piaciuto vedere appunto questa macchina in azione, come esperimento, appunto per vedere se riesco a cucire qualcosa con una macchina per bambini, una macchina giocattolo. E quindi l'ho presa, vediamo cosa ne esce. Ora ve la mostro, facciamo l'unboxing. Sono troppo curiosa, per chi non mi conoscesse, io ho studiato moda alle superiori, quindi so cucire, mi piace un sacco cucire, realizzare figurini, insomma tutto ciò che in abito moda mi appassiona molto. Inoltre mi manca molto qui a Lisbona avere una vera macchina da cucire, la mia, che ovviamente ho lasciato a casa perché pesava un po' da portare via. Però mi sono detta, perché non fare questo esperimento, tornare un po' bimba ai ricordi di quando avevo questa macchina, mi divertiva tantissimo. E vediamo cosa ne può uscire. Potrebbe non uscire un bel niente, ve lo dico, però noi ci proviamo, esperimento del giorno, dai. E quindi niente, vi mostro un attimo la macchina che ho acquistato. Ce n'erano vari tipi, più piccole o poco più grandi, ma sinceramente ne ho acquistata una piccolina perché non volevo buttare soldi, diciamo, in una macchina giocattolo che dovrò utilizzare ora, insomma, e poi non lo so, dovrò trovare qualcuno cui regalarla, boh. Sicuro non funzionava meglio perché era più grande, nel senso, comunque rimane un giocattolo. Quindi l'ho presa piccolina perché mi sembrava più compatta, più simile a una macchina da cucire e vabbè. Ta-da! Oddio, è bellissima, è troppo carina, spero che non mi faccia riflesso. È davvero dolcissima, cioè così, proprio sembra una di quelle macchine a cucire vecchie. Qui al pedale, la bobina col filo, qui c'è la descrizione, qui addirittura tutti i dettagli sui vari meccanismi. Dietro funziona con, tra l'altro, 2 o 3 batterie, mi sembra, sì, dopo però ce le ho, dopo le inseriamo. E c'è anche un tessuto piccolino, mi fa troppo ridere, insomma. È carinissima, proprio come quella che avevo da piccola, e ho detto, appena l'ho vista ho detto no, devo prenderla, devo farci un video e vedere cosa ne esce. Comunque, oltre alla macchina da cucire, dato che con questo mini tessuto incluso non si poteva fare un granché, sono passata in un negozio di tessuti e mi sono innamorata di questo colore, di questo tessuto verde lime, verde acceso. Secondo me in videocamera non rende, vi metto qui una foto, perché è un verde mela, un verde veramente acceso, davvero strabello, ed è anche tanto, ragazzi, cioè what, è tantissimo. E l'ho pagato, era tipo uno scampolo, uno di quelli così in offerta, infatti l'ho pagato 3 euro, cioè 2,99 euro per essere precisa, non so se si vede, ok. Però allora sono un po' a rischio, lo ammetto, potevo prendere un tessuto anche più leggero. Però mi sono innamorata del colore, ho detto no, voglio questo, voglio provare a prenderlo e spero che in doppio appunto non questo ago regga, non lo so. Anche questo fa parte dell'esperimento, non so questo ago quanto potrà reggere un tessuto. Non è ovviamente jeans, cioè è comunque abbastanza leggero, però ce n'erano ovviamente di più leggeri, ma io mi sono innamorata, ho detto basta, prendo questo, chi se ne frega quello che esce, esce. Quindi incrociate le dita per me. La mia idea era, dato che non ho molto qui con me, praticamente nulla, quindi non ho zip, non ho elastici, non ho fili particolari, cioè qui c'è il filo bianco, come potete vedere. Volevo acquistare il filo in tono, ma rischiavo che non funzionasse perché non trovavo delle bobine piccole come questa, e quindi mi sono detta, senti, usa la macchina così com'è perché sta nell'esperimento, prendi solo il tessuto e fai qualcosina di semplice, ma vediamo, giusto per sperimentare, vedere se ne esce qualcosa. Quindi la mia idea era quella di fare una bandana, perché richiede una cucitura semplice, non devo metterci molto altro, e siccome sono molto di tendenza, mi sono detta perché no,
messo tipo velo sposa, vabbè, ok? Però immaginatevi una bandana, no? Questo verde qua molto estivo. Ok, sentite, è un'idea. Proviamo, ragazzi, mi metto all'opera, la scartiamo insieme, adesso mi sposto nella postazione e vediamo cosa ne esce. Ok, procediamo. Attenzione, unboxing più bello del canale, direi. Non pesa niente. È leggerissimo, oddio. Sa di albero di Natale, è normale, non credo, non lo so. Ok, vediamo un po'. Ovviamente il tessuto è plastica praticamente. Il righello molto dritto, devo dire, preciso. Questo è il pedale, che ovviamente noi useremo tipo mouse. Ok. Questo è il tasto per accendere e spegnere. Questo è per uscire, no, per girare il filo. Okay. Devo capire un attimo come. Ma per alzare si fa scendere l'ago, ok, ok. Questo è per, non so se funziona, ma dovrebbe. Per far andare indietro avanti il filo. E qui appunto c'è l'ingresso per le batterie, la leva per alzare l'ago. E niente, questo super filo altamente di qualità, devo dire, bella. Qui c'è anche una luce, oddio, adesso metto la batteria e scopriamolo, vediamo com'è. Partiamo con un grosso problema, cioè che per una bambina potrebbe essere esistenziale. Questa vite arrugginita praticamente, che con questo cacciavite non viene via, troppo grande, ma non è che io sono piena di cacciavite in casa. Sto provando con le forbici, quindi boh, vi aggiorno fino a che non ce la faccio ad aprirla, ma io dico, perché non fare semplicemente la levetta? Vabbè. Ok, è andata, grazie all'intervento di Jonathan e la sua idea di utilizzare la lima per le unghie, quindi consiglio, se mai comprate una macchina da cucire giocattolo, dovete utilizzare una lima per unghie. Ce l'abbiamo fatta a togliere questa microvite mezza arrugginita e ora mettiamoci le batterie. È il momento della verità, vediamo che succede. Batterie rigorosamente di Tiger. Potrebbe esplodere tutto ciò, ma vabbè. Vediamo. Ho paura, voi? Non credo, che tanto. Sto usando io. Ok, vediamo. Mi aspetto delle canzoncine. Oh mio Dio, cosa sta succedendo? Ho detto che sapeva di Natale. E un po' di bomba nucleare, tutto insieme. Intanto togliamo questo tessuto molto... Oddio, è inquietantissimo. No, per dire molto cute, ma guardate sti rossetti. Aspetta che metta a fuoco. Fanno impressione. Ma cos'hanno? Oddio, questa macchinetta arriva da Chernobyl. Oddio. Ah, ok, questa quindi è solo per la musichetta, questo tasto. Ok, in realtà va lo stesso. Credo. Mio Dio, sì, funziona. Che ansia, è pericolosa, non compratela ai vostri figli, sorelle, fratelli, non fatelo. No. Ok, allora intanto devo rimettere sta vite inutile, sennò qua le batterie partono. Sento già che tutto ciò è un fail, ma non demordiamo. La mia, quando ero piccola, funzionava perlomeno. Sto trapeo qua, sta roba non so, non capisco. E i punti li fa ma si staccano, ok. Solo questo, questo non va. Io pensavo facesse l'avanti e indietro per bloccare il filo, ma niente. Pretendo troppo, giustamente. Qui ho preso la mia bandana. Siccome non ho un cartamodello vero e proprio, proverò a tagliare appunto questo tessuto della forma, la grandezza di questa bandana, poco più insomma per i margini di cucitura, ma è inutile parlare professionalmente con questa cosa, chi mi crederebbe. Siccome non ho gli spilli, ho solo questo kit di cucito portatile, cioè l'unica cosa che mi sono portata dietro, userò gli aghi per fermare il tessuto, però vabbè, tanto non so cosa uscirà. Mm.
giuro che so cucire, in realtà so come si piazza, so come si taglia, ma questo non è un video di cucito e penso che l'abbiate capito tutti. Ok, vi ho cambiato il lato di inquadratura, così potete vedere meglio all'opera questa stupenda macchina da cucire. Ho tagliato appunto il nostro pezzo di bandana e non starò nemmeno a stirare i bordi, niente, cioè è una cosa easy, dovremmo semplicemente riuscire a... perché più che altro non ne vale la pena, quindi vabbè, legare due volte e fare il bordino, ma anche una basterebbe, solo che vogliamo fare le cose fatte bene circa, e tanto so già come andrà a finire, cioè guardatela, pregate. Ok, questa è la mia vita, è una colonna sonora. Cioè va around, no, vi giuro che quella che avevo io da piccolina era stupenda, riuscivo a farci cose bellissime, questo non fa niente, è inutile. Sotremo il pulsante della musica, va in tilt. È un fail totale, non funziona. Non va. Devono impegnarsi di meno nella musichetta e impegnarsi di più negli ingranaggi. Calmati, ok. Allora, raga, mi stava abbandonando la macchinetta, quindi ho rimediato e nel mentre questa sottospecie di cucitura è uscita. Ora riproveremo, dai, non demordiamo, però mi sa che è l'ultima prima che la butto fuori dalla finestra. Forse se tiro il filo. Cioè, ma andasse avanti sto schifo. Attenzione, attenzione. Cioè, una cucitura che dovrei fare normalmente in un minuto, ci sto mettendo 2 ore, ma va bene. Cioè non so, impossibile, di solito uno deve cucire col piede, con le mani tiene il tessuto, qui devo premere e tenere il tessuto tutto insieme. Già qui partiamo male. Devo il soundtrack per farlo meglio. Two hours later. Wow. Non mi vedete, aspettate. Esemplare. Oddio, osceno. Osceno. Siete a vedere la cucitura? È una cosa immonda. Bene. Posso concludere dicendo che questo finirà nel cestino e che questo video è stato un fail, ma perlomeno spero che vi sia... spero vi abbia divertito un po', scusate la perdita di tempo, io ci speravo davvero, ci credevo in questa macchina giocattolo, ma questo è tutto ciò che ha fatto, cioè tutto ciò che ha potuto concederci. Pazzesca, veramente pazzesca. Si può comunque usare come bandana. No? No. Bene, così. Comunque, ragazzi, se voi la legate bene, cioè se create un quadrato così, anche senza rifinitura, vabbè, fa un po' schifo, però se nessuno lo nota per delle foto, la bandana ce l'avete anche senza cucirla. Quindi, diciamo che un insegnamento ve l'ho dato lo stesso. Create un quadrato di qualsiasi tessuto che vi piace, mettete a triangolo il tessuto e avrete un'ottima bandana. Capolavoro. Ciao a tutti, al prossimo video!